Questo è un video che avrei preferito non fare mai, è un video che non avrei mai voluto fare o comunque che dovessi farlo molto in là nel tempo, un video che forse era meglio non fare finché YouTube non fosse morto veramente, però per me è arrivato il momento di abbandonare. Come molti in passato hanno abbandonato, anche io mi trovo in questa situazione di dover chiudere forse il canale, non ne sono ancora sicuro, non so, magari lo trasformerò in qualcos'altro, ma per il momento il canale è praticamente morto. Come avrete visto dagli ultimi video, dall'ultimo periodo a venire qua dopo dicembre, i video vanno sempre peggio. Prima di dicembre 10.000 visualizzazioni erano il pallino fin, 10.000 visualizzazioni le avevo sicuro. Ultimamente 10.000 visualizzazioni sembrano quasi un miraggio, sembrano, oh mio Dio, ho raggiunto 10.000 visualizzazioni, è tantissimo. Cosa che per un canale con 60.000 iscritti quasi, ne abbiamo 58.000, 57.000 e qualcosa, 58.000, via. Con un canale così grande, così poche visualizzazioni fanno veramente male. Perché passi molto tempo per fare un video, anche se sono top, comunque portano via molto tempo inventarle, trovare i video, eccetera. E fare un video di questo tipo e vedere così poche visualizzazioni è un po' dispiace. E so che non è un problema solo mio, so che è un problema un po' generale della community, so che ci sono molti canali che si sono trasformati e forse è quello che farò anche io, ma questo vuol dire anche che Ellie Channel, come lo conoscevate da 2 anni fino ad adesso, muore. Quindi sì, avete capito bene, non sto abbandonando del tutto YouTube, perché abbandonare YouTube è qualcosa di difficile, perché ormai è entrato dentro di me e sono io che faccio video, e a dire addio a fare i video non è così immediato. Comunque mi diverto a fare i video come quelli del secondo canale o comunque come l'ultimo che avete visto su questo canale, e mi diverto a farli e quindi voglio comunque continuare a farli. YouTube è un'ottima piattaforma per pubblicare i propri video, solo che avere poche visualizzazioni, così tante poche visualizzazioni, per voi potrà sembrare una stupidaggine, ma via, che sarà mai? Hai fatto comunque 2-3.000 visualizzazioni, hai fatto comunque 10.000 visualizzazioni, sì, ma 10.000 visualizzazioni con un canale con 60.000 iscritti non sono poche, non sono tante, scusate, sono poche, sembrano molte, ma potrebbero essere di più. E lo sono state per un lunghissimo periodo sul mio canale, più di 10.000 visualizzazioni a video sicure, cioè nelle prime 24 ore riuscivo a raggiungere quelle 9-10.000 visualizzazioni. Adesso, se raggiungo 1.000 visualizzazioni nel primo giorno, è tantissimo. Quando prima 1.000 visualizzazioni erano nella prima ora, cioè pubblichi il video un'ora dopo 1.000 visualizzazioni, boom, fatto. E mi ero abituato a questa cosa. Se a questo aggiungiamo anche il fatto che ho un lavoro, che ho altri impegni, amicizie, eccetera, arriviamo al punto in cui YouTube inizia ad essere marginale e inizia ad essere qualcosa che faccio sì perché mi diverto, ma non perché devo. Quindi ho perso quel devo fare i video per il primo canale, ho perso quel devo assolutamente fare i video che avevo prima, che mi portavano a fare molti più video, che mi portavano ad impegnarmi molto più tempo, cioè io tornavo dal lavoro e passavo ore davanti al computer a cercare video e a fare video, mentre ora arrivo a casa e faccio non ho voglia neanche di stare al computer, mi guardo una serie TV e poi vado a dormire. Quindi che dire, è un addio, è un arrivederci, non lo so, dipende da voi, dipende da me. Dipende da YouTube. Purtroppo so che i video che ho portato finora a YouTube non è che vadano poi tanto a genio, visto che la stramaggioranza, praticamente tutti i video hanno il pallino giallo. Per chi è dentro a YouTube sa che il pallino giallo vuol dire che è vero, si monetizza di meno, ma questo mi importa poco, ma vuol dire anche che sarà visto di meno. Potete dire quello che vi pare, un video che viene fatto e caricato su YouTube e non viene visto perde il suo proposito, perché un video viene fatto per YouTube per essere visto, quindi il suo obiettivo è quello di essere visto e se non lo è inutile farlo. Quindi che dire, io come sempre vi ringrazio tantissimo la visione, lasciate un like se vi va, iscrivetevi se vi va, comunque molto probabilmente non ci saranno molti più video su questo canale, forse ne usciranno altri, molto probabilmente no. Io come sempre vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo forse in un prossimo video. Ciao!